Bentrovati e di nuovo in distribuzione in tutta Italia la rivista Mister Magazine di Francesco Paduano, editore. Giunta al nono anno, la fortunata rivista diretta da Gianni Petrizzo ritorna con una veste grafica più moderna, sempre più aggiornata e ricca soprattutto di contenuti. In questa puntata sfoglieremo insieme le pagine della prima uscita dei mesi di marzo e aprile 2019. Iniziamo subito dalla copertina, dove è presente la foto del Duomo di Milano con il titolo Rada Hotel sbarca alla Beat di Milano. Rada Hotel è un prodotto di Unipostel Travel presentato appunto alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano dal 10 al 12 febbraio. In apertura l'editoriale di Francesco Paduano: il talento fa vincere le partite, ma l'intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere i campionati. E questo è per quanto riguarda l'editoriale di Francesco Paduano, editore della rivista Mister Magazine. Continuiamo invece a sfogliare la nostra rivista digitale e andiamo subito all'articolo dedicato agli accordi quadro. La Corte di Giustizia si pronuncia sulle condizioni di adesione. L'articolo è a firma dell'avvocato Simone Ventura. Proseguiamo ancora per quanto riguarda l'attualità del numero di marzo e aprile 2019. La tecnologia nel 2019, come diceva Robert Platt già nell'Ottocento, la medicina è un miscuglio di scienza, saggezza e tecnologia. L'articolo è firmato da Francesco Di Lorenzo. E ancora nel cuore del nostro Mister Magazine, per quanto riguarda l'attualità, abbiamo un altro articolo interessante: notifica di atti giudiziari e multe, il decreto del Ministero in Gazzetta. L'articolo è firmato dalla dottoressa Annalisa Botti. E proseguiamo ancora per quanto riguarda una notizia dedicata all'attualità: quali prospettive per il mercato della consegna dei pacchi in Italia, firmato dal dottor Emanuel Bonanni. E continuando a sfogliare il nostro magazine, troviamo le fotografie dedicate alle nuove aperture delle agenzie Uniposte S.p.A. Nelle pagine dedicate all'economia e alla finanza troviamo l'articolo sull'equity crowdfunding: se la banca non vuole fare più credito, basta rivolgersi alla folla. L'articolo è scritto dal dottor Luigi Romano. Un altro interessante articolo dedicato all'economia e alla finanza: Uniposte parte con il credito al consumo grazie a Deutsche Bank. L'articolo è del dottor Roberto Siani. Tanti sono i servizi che offre Uniposte S.p.A., tra questi anche Western Union, che è un modo semplice per inviare denaro ovunque nel mondo. L'articolo incentrato insomma su questi servizi è scritto da Luigi Fiasco. Proseguiamo ancora con la lettura degli articoli di questa prima uscita di Mister Magazine. Troviamo un altro interessante articolo sul Swatch Story, le chiavi del successo. Nel 1988 Swatch festeggia i 65 milioni di pezzi prodotti e l'articolo è a cura di Ivan Majorano. Nelle pagine invece dedicate al futuro e al territorio troviamo un ampio articolo dedicato alla Gran Gala di Natale 2018 di Uniposte S.p.A., una serata da ricordare, quindi tra passato, presente e futuro. La raccolta di foto che testimoniano la serata, il Gran Gala, che si è svolta al Savoy Beach Hotel a Pestum, e dove sono stati presentati anche diversi prodotti di questa grande squadra che è appunto Uniposte S.p.A. Un interessante articolo lo troviamo ancora nelle pagine dedicate al futuro e al territorio, riguarda la rete del gusto che affascina Milano. L'articolo è a cura della dottoressa Maria Rosaria Sica. Per la pagina invece dedicata all'arte e al design troviamo un interessante articolo di Luisa Martino su Chagall, Sogno d'amore, una favola senza tempo che racconta il grande amore, a firma di Luisa Martino. Per la pagina invece dedicata a viaggi e dintorni del mese di marzo e aprile 2019 troviamo
la rubrica Un mondo a colori, un tour tra le città più colorate del mondo, tra storia e tradizioni. Scorrendo infatti vediamo una serie di fotografie che ritraggono alcune delle mete, ecco, più affascinanti che sono sul nostro magazine, come Burano, Venezia, in questa foto. Per quanto riguarda invece le pagine dedicate al costume, società, il web ucciderà i giornali? È la domanda che la nostra giornalista Viviana Imparato, ecco, si fa in questo articolo, La crisi della carta stampata. Il web sta soffiando via la scena ai mezzi di comunicazione tradizionali. Ancora un altro articolo per quanto riguarda costume e società del nostro Mister Magazine, curiosità sul carnevale, un breve viaggio tra maschere, aneddoti e dolci sulla festa più colorata dell'inverno. Troviamo un interessante articolo scritto invece dalla dottoressa Michela Petti. Per quanto riguarda invece la rubrica dedicata alla cultura e al benessere, troviamo un interessante articolo sulla fase di sviluppo del linguaggio verbale, genitori, bambini e professionisti. Quante parole dice il tuo bambino quando rivolgersi ad un logopedista? Nelle ultime pagine del nostro magazine troviamo invece le rubriche di Federica Murino ed Elisa Ferraro. E siamo giunti al termine della nostra lettura dedicata alla rivista Mister Magazine per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile 2019. Vi ricordo che il magazine è completamente gratuito e potete trovarlo in tutti i punti di distribuzione di Uniposte S.p.A. e nonché sul sito internet www.mistermagazine.it. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento con il numero 2 della rivista Mister Magazine.